Questa immagine della Madonna di Fatima mi tocca sempre il cuore perché per me ha un significato particolare. E guardare a Maria vuol dire anche, soprattutto, saper guardare a una mamma. E noi guardiamo la mamma certamente nei momenti di gioia, nei momenti, diciamo, di festa, nei momenti in cui stiamo bene. Ma quando si guarda la mamma? Quando si invoca la mamma? Noi la invochiamo soprattutto nei momenti di difficoltà, quando ci sentiamo disorientati, soli, abbandonati, quando ci sentiamo disperati, quando non vediamo nessuna via d'uscita. E la vita cristiana è una vita, è un cammino che ha bisogno di perseveranza. E perseverare non vuol dire non avere mai cadute, non avere mai pause, non avere mai degli scoraggiamenti. Tutto questo la beata Madre Maria Gargani, figlia spirituale di Padre Pio, non solo l'aveva compreso, ma l'aveva anche vissuto. Chiediamo alla Madonna, diceva, la santa perseveranza nel bene. Maria è la nostra compagna di viaggio in questo cammino che ci porta verso suo figlio Gesù. E camminare verso il figlio Gesù vuol dire diventare operatori di bene, vuol dire diventare ed essere testimoni dell'unico bene, del sommo bene, come diceva Francesco d'Assisi rivolgendosi a Gesù Cristo. Essere in compagnia di Maria mentre camminiamo in questa vita verso e nell'incontro definitivo con il figlio Gesù vuol dire appunto diventare operatori di bene, operatori di beatitudine. Il bene è nella nostra piena capacità. Il male anche è nella nostra piena capacità. L'uomo è libero di scegliere il bene, di fare il bene o di scegliere il male e di fare il male. Certamente anche chi non crede ha dentro di sé questa libertà di fare il male e sa cos'è il male, e questa libertà di fare il bene sapendo cos'è il bene, perché l'uomo, quindi l'uomo, non il credente, il non credente, l'uomo, noi crediamo e sappiamo che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. E l'uomo ha dentro di sé la libertà, ma anche dentro di sé il senso del bene e il senso del male. Ecco, chiediamo a Maria, ancora una volta, con le parole della beata Madre Maria Gargani, chiediamo a Maria la perseveranza, chiediamo alla Madonna la perseveranza, la santa perseveranza, diceva Madre Maria Gargani, di fare il bene, di restare nel bene, di compiere il bene. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!